Buongiorno ragazzi, bentornati al canale, come sempre Giulio di Muscoli a Vita. Ho pensato di fare un bel full day of eating, che so che vi piacciono, quindi vi chiedo, lasciateci un bel like e iniziamo. Guardate quanto è deserta Barcellona di sabato mattina. Prendiamo il telefono, prendiamo l'acqua. E in questo momento sono a mantenimento, quindi non ho veramente nessun tipo di programma specifico per oggi. L'unica cosa che so è che inizio sempre, sempre portandomi dell'acqua e andando a prendere un caffè al bar. E quindi sì, praticamente faccio una sorta di digiuno intermittente in cui pospongo il primo pasto, mi faccio solo un caffè e lo faccio per due motivi principali. La prima cosa è la produttività. Se non l'avete ancora provato, vi giuro, se siete studenti o lavorate in ufficio, provate il digiuno intermittente, quindi saltare la colazione, non dovete pensare al primo pasto, sarete iper produttivi di mattina, provateci. In questo modo non sono così rallentato la mattina e posso iniziare subito col lavoro che devo fare. E due, importantissimo, risparmio delle calorie che poi posso utilizzare più avanti nella giornata. E come sappiamo, per la società moderna, il mio stile di vita, la sera si sta in compagnia e perché no, si va al ristorante, si fanno i drink, aperitivo. Quindi quello che faccio è, per me è inutile fare colazione in cui magari ho 200-300 calorie, me le salvaguardo così le uso per la cena o per un aperitivo quando ne ho più bisogno. E comunque questo è Passeig de Gràcia, che è una delle strade più famose a Barcellona, e questo qui è il mio baretto sotto casa. Eccoci qua ragazzi, mi sono preso un flat white, che è un cappuccino con meno latte, la mia solita acqua là dietro, e mi metto a fare un pochino di lavoro con una bella vista sui cassonetti. Ragazzi, sono le 11.49, mi è salita un pochino di fame, facciamo il primo pasto. Questo sarà un pasto easy, una banana un pochino marcia, ma speriamo vada bene. Poi Kellogg's Max, questi sono al miele, non li mangio mai, però erano i miei preferiti da piccolo, e quindi mi faccio una piccola porzione e lo metto in questo yogurt proteico. Ed eccoci qua col primo pasto della giornata. Ho deciso di fare una cosa un po' più carina del solito. Banana, yogurt greco, 0%, 16 grammi di proteine, Total Fage o qualsiasi altra marca è perfetto. E qua ci ho aggiunto appunto questi smacks. Andiamo un po' com'è sto mega bowl. Diciamo che mi piace sempre fare un piccolo snack facile con lo yogurt, perché lo yogurt è una fonte ottima proteica, e se prendete quello a 0%, soprattutto yogurt greco, è secondo me ottima fonte di proteine, non ha tanti zuccheri, non ha tanti carboidrati. Poi ovviamente io ci vado ad aggiungere le cose che lo insaporisca, appunto questi cereali, a volte uso altri cereali e a volte uso del kiwi invece che la banana, una mela, queste cose qua. Piccolo snack, penso di stimare le calorie perché non sto tracciando iper accuratamente, non sto pesando niente per ora, perché arriverà, ma ci abbiamo, questa è una cosa che vi dirò a fine video. Quindi intanto io mi godo questo primo pasto e noi ci vediamo nel prossimo. Ragazzi, sono le 3 e sto per andare in palestra. Solitamente mi farei un pasto più grosso pre-workout, però non so ancora cosa facciamo per cena. Può essere che usciamo, ci facciamo una pizza stasera, quindi non sono sicuro. Quindi quello che voglio fare è, mi faccio solamente delle proteine e provo questo nuovo prodotto che è il Clear Vegan Protein di MyProtein. Due scoops mi danno 20 grammi di proteine, quindi come minimo prendo un po' di proteine, perché essendo passate comunque un paio di ore rispetto all'ultimo pasto, voglio essere sicuro anche quando mi alleno di avere un pochino di aminoacidi in corpo. È solo una piccola ottimizzazione per chi vuole fare, ma non è obbligatoria. Quindi qua l'unica cosa che bisogna stare attenti è che in realtà una porzione solo, come vedete qua, 10 grammi di proteine, quindi in realtà dobbiamo fare due porzioni, dato che sono quelle vegane. Quelle normali, quelle whey, basterebbe una porzione, ma qua due porzioni per avere 20 grammi di pro. Cool, nuovissimo, polvere molto fina, vediamo se trovo lo scoop. Vai, gliel'ho fatta, uno e due, ho fatto un po' un casino, ma c'è acqua, ci aggiungiamo un po' di acqua, poi dobbiamo shakerà tutto, già non è in giro tutto, ovviamente creerà un sacco di schiumina e poi diventa trasparente, quindi veramente una picata, mi sono buttato tutto addosso. E stiamo ancora qua dopo 2 minuti. Raga, una bomba. Siamo fuori dalla palestra. Let's smash a workout. I want a night one.
piuttosto. Non c'ho più schiena, non riuscivo a fare neanche 5. Vabbè. Al Militeri abbiamo visto che sei forte, però. Ho fame. Siamo appena tornati alla palestra, una fame assurda, quindi lo so che magari non è il miglior pasto del mondo, ma mi serve un po' di proteine per la sintesi proteica. Sono andato a prendere questo atún claro, che in spagnolo vuol dire... Oh, non focalizza, ha deciso di non focalizzare. Atún claro in aceite d'oliva, che vuol dire tonno in olio. Mi piace in vetro, costa un pochino di più, ma è un pochino meglio di qualità, diciamo. E poi lo metto dentro questo riso che si fa in un secondo basmati, anzi un minuto in realtà, in microonde. Ci aggiungo del grana padano, del formaggio. Maggio, e accanto ci mangio questa che mi avete corretto nell'ultimo food editing, che è la valeriana, no, è qualcos'altro, boh, primero sbotres, brotes. Ok ragazzi, ci siamo con il piatto preparato, rapidissimo, 2 secondi, ok, non è così bello come quello di Ele, la mia ragazza che fa sempre what I do in a day, andate a controllarli, molto meglio dei miei, ma ci abbiamo dai dei micronutrienti qua, e poi se non l'avete provato, non odiatelo, provatelo prima. Riso, tonno, parmigiano, al microonde, viene veramente una bomba, vero Sammy? È una bomba! Io così. Questo è il secondo passo della giornata, che dopo 3 ore di allenamento con Gabri, che ci ha distrutti, cazzo, avevo veramente fame, quindi let's get it, e poi ci vediamo nel prossimo pasto. Ragazzi, siamo usciti per cena, io volevo farmi un buon pasto a casa, invece no, mangiarci una pizza. Da Michele, il famoso Michele. Che bomba sta pizza. Carino sto pasto. Allora ragazzi, diciamo che la pizza non era proprio in programma e non è la cosa migliore. La cosa buona, diciamo, è che sono abbastanza basse di calorie, quindi calorie ci rientro. Proteine effettivamente non è il massimo, magari vediamo dopo. Intanto me la godo, mi prendo la mia pizza marinara. Eh sì, non c'è niente. Abbastanza bello. Gli spagnoli, no? Ciao Gabri. Ragazzi, intanto acqua gassata e Coca-Colina zero, mentre aspettiamo la pizza. Ragazzi, sono arrivate le pizze di Sammy e Gabri, sembrano veramente una roba allucinante, enorme. Mamma mia. E ragazzi, io sono andato con la marinara, così zero mozzarella, molto classica, carboidrati e un po' di grassi. Guardate che mega pizza qua. Posto per me per riprendere, ma pure lui sta morendo. Poi stava facendo. Ragazzi, per concludere un caffettino e ci mettiamo dentro un po' di dolcificante per finire il pasto. Questo è un esempio, guarda. Ragazzi, io sono appena tornato a casa dopo quella pizza, devo dire che è stata buonissima, però ho fatto un piccolo calco in testa e non ho raggiunto abbastanza proteine. Non sto tracciando tutto assiduamente, però facendo una stima in testa non sono nemmeno arrivato a 100 grammi e il mio obiettivo è comunque di colpire minimo 130 grammi, quindi minimo 1.6 grammi per chilo corporeo, ma diciamo la cosa più facile e semplice da ricordarsi è il 2 grammi per chilo corporeo, quindi io che peso intorno ai 75 sarebbe 150 grammi, quindi stare sotto i 100 grammi proprio non è accettabile. Lo so, forse per alcuni di voi è un pochino una fissazione, ma volevo farvi vedere che sono tornato a casa e dopo quella pizza mi sto facendo del pesce, del merluzzo bianco per le proteine appunto, con sto cucinando con un po' di fagioloni e dei pomodorini che vi faccio vedere subito per un altro pochino di micronutrienti. Solitamente non lo farei. Se non dovessi fare un video, magari mi sarei mangiato di nuovo lo yogurt oppure un protein shake. Ok, però qua lo sappiamo su YouTube, ci stanno i haters e i warriors. Se avessi mangiato di nuovo uno yogurt, mi avrebbero detto: oh, che cosa fai? Come mangi? Quindi mi sto cucinando il pesce e comunque ve lo faccio vedere. Quindi eccoci qua con il merluzzo, i pomodorini e un altro pochino di verdura verde. E poi ci abbiamo altri pomodorini proprio qua. E questa sarà non l'ultimo pasto, perché per ultimo facciamo una mela, ma diciamo la seconda parte della cena. Sì, sono un po' strano. Ragazzi, finiamo il food day of eating per oggi. Mi sto facendo una mela per un po' di micronutrienti. Sammy ride perché abbiamo appena filmato questa clip con l'altra. Problemi di YouTuber, raga. Comunque, siamo giunti a un altro couch chat. Woo! E vi voglio ringraziare quindi a tutti se state qua ancora a guardare, veramente grazie mille, lasciateci un like che ci aiuta un sacco. Parliamo di 2 cose. Prima cosa, Sammy ha appena rilasciato il suo primo video sul canale. Yes ragazzi, quindi per favore, il mio canale si chiama Sammy, metto il link sotto e niente, quindi se avete 4 minuti andatevelo a spizzare, non vi ne pentirete. È un bel video. Yes, ci sta. Come seconda cosa che volevi dire, Gigi, stavamo pensando di fare un mega serie, tipo Summer Shredding alla Guzman, yes. Quindi di definizione che vorrei iniziare a marzo. Io quindi voglio chiedere, se state ancora qua, scrivete nei commenti hashtag couch chat e vorrei un vostro parere su quando iniziarlo. Pensavo di iniziarlo a marzo. Se volete episodi lunghi oppure più brevi, noi pensavamo comunque di fare più documentario, ma sì, molto molto ben editato, 20-30 minuti, sì, cioè lunghe.
se volete che viaggiamo da qualche parte per farlo, quella è un'opportunità. E qual era la cosa importante? Titolo della serie, se pensate al titolo. Titolo della serie, sì. E magari anche se volete daily vlogs, no? Bravissimo. E se volete daily vlogs oppure no. Ok, quindi 30 giorni come minimo vorrei fare questa serie in cui vi faccio vedere tutto il processo di definizione, vi spiego esattamente tutto, per due motivi, così voi potete sicuramente divertirvi un attimino con degli episodi, appunto come se fosse episodi di una serie TV, e se volete fare una definizione per l'estate potete seguirmi mentre vi faccio la definizione, così che siamo praticamente lo stesso passo per passo. Secondo me sarebbe il progetto migliore che facciamo sul canale, anzi ne sono sicuro perché siamo carichi, sarà meglio degli episodi a Barcellona, sarà meglio di quelli in America, però diteci voi nei commenti se pensate che sia una buona idea oppure no. Yes. Dai. Hashtag couchchat. Yeah. Detto questo ragazzi, vi giuro, grazie mille di tutto, apprezziamo sempre tantissimo chi rimane fino alla fine, siete quelli veri, e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao. Better be fucking tape it. Fuck. No, Gigi, no. Fuck, no. No, dobbiamo rifarlo. Perché? Zi, non, fuck, I need to record. Are you kidding me? Yeah. Oh, no, you're kidding. Yeah. So it wasn't recording. Sì, sta filmando. Ah, okay.